Nella trasferta insidiosa del Pasqualino Ferrante, il Pineto vince per 0-1 contro il Matese padrone di casa. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa capitan della Quercia rompe gli equilibri. Calcio d'inizio per i padroni di casa. La partita incomincia con i biancoverdi pimpanti che provano a legittimare il fattore campo. Ricamato, ben imbeccato, non c'entra la porta. Sempre i lupi si rendono pericolosi sfruttando un'imprecisione ospite. Esposito però sul più bello perde l'attimo. La prima conclusione verso il bersaglio grosso arriva al 39esimo. Ancora Esposito prende la mira. Mercorelli smanaccia lo stesso numero 1 adriatico. Sul proseguo dell'azione disinnesca il mancino di capitan Ricciardi. Nuovamente l'ex Samb ci riprova una manciata di minuti dopo. Il suo tiro cross si spegne di poco alto sopra la traversa. Nella ripresa il Pineto si affaccia con Maio pescato dallo Sicco. Sul fondo i campani rispondono immediatamente. Il neoentrato Sorrentino pesca Sacco, ma il francese cestina tutto. Gli abruzzesi non stanno a guardare. Allegretti si invola ma cade in area. Per Zago di Conegliano tutto regolare. Ancora i rivieraschi spingono Foglie da posizione impossibile. Spara una bordata a centimetri dal vantaggio. Poco male per i ragazzi del presidente Brocco. Arcobaleno per Della Quercia che insacca il pesantissimo 0-1. A 5 dal termine piove sul bagnato in casa matese. Esposito per proteste lascia i suoi in 10. Nel finale Salatino prende la mira ma senza troppa convinzione. Il Pineto espugna il Pasqualino Ferrante e vola sempre più in alto in cima alla classifica. Il Pineto ha dimostrato che è una squadra concreta, pratica, che ha sofferto, ha saputo anche soffrire oggi contro di noi, perché li abbiamo veramente messi in grande difficoltà. Siamo andati ad aggredirli alti, non gli abbiamo mai permesso di iniziare l'azione dal basso e gli abbiamo creato tantissimi problemi. C'è il rammarico del risultato, diciamo che noi siamo arrivati un po' alla vigilia di questa partita anche un po' con diverse problematiche e diversi giocatori che avevano qualche problema fisico, vedi Nocerino che già nella fase di scaldamento si è dovuto fermare, la gamba ha dovuto giocare con un'infiltrazione, Sorrentino aveva avuto un problema muscolare e quindi poteva giocare quei minuti che ha giocato. Alla fine dispiace perché ripeto, avevamo fatto una buona partita e quantomeno avevamo meritato di portare a casa minimo un punto. Poi di fronte, ripeto, abbiamo avuto una squadra che sa quello che vuole, una squadra che nel momento, nell'unica occasione che hanno avuto è stata brava a sfruttarla. E le squadre che alla fine vincono i campionati sono anche queste, sono quelle squadre che sanno soffrire e se li capita a mezza occasione la mettono dentro. È una partita interpretata bene, soprattutto nella seconda parte di gara. Il primo tempo abbiamo sofferto, come hai detto, il Ferrante è uno dei campi più difficili del girone, incontriamo una squadra secondo me organizzata, forte, con giocatori importanti per la categoria. Sapevamo che dovevamo soffrire e nel primo tempo eravamo un po' contratti, forse abbiamo risentito troppo della sconfitta di domenica scorsa contro il Fano, però da adesso in poi sappiamo che le partite sono molto equilibrate e gli episodi, ecco, la possono sbloccare da una parte o dall'altra. L'abbiamo fatto nella seconda parte di gara e poi non abbiamo sofferto quasi niente, quindi è una partita che forse il pareggio era il risultato più giusto, però poi non siamo stati abili a sfruttare e trovare la rete del vantaggio, quindi accettiamo questa vittoria e continuiamo il nostro percorso. Nell'intervallo, questo avevo chiesto ai ragazzi, e di fronte a delle difficoltà che avevamo in questa partita, dovevamo entrare in campo al secondo tempo soffrendo come squadra, cercando un po' di limitare la Matese e avere un po' più, essere più positivi nello sviluppo. In un paio di circostanze lo siamo stati e quindi già un paio di situazioni con Allegretti siamo resi pericolosi, poi abbiamo trovato questo gran gol con un buono sviluppo e ripeto, poi abbiamo gestito bene il risultato fino alla fine.